Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Stampa Evangelo di giovedì 11 maggio del 2017, ultimo giorno di raccolta firme per i nostri amici che in giro per l'Italia stanno appunto raccogliendo le firme dei cittadini sottoscrittori per presentare le liste del popolo della famiglia alle amministrative dell'11 giugno, si vota tra un mese. Domani si consegna fino alle 12.30 di sabato. Saluto Adamo Creato, Silvia Lodà, Giovanni Marco Tullio, Gloria Callarelli, Patrizia Pelli, Paul Freeman. Chiedo a tutti, come sempre, un mi piace e un condividi. Ecco che Silvia Lodà attiva immediatamente questo mood. Rosa Eleonora degli Esposti, Andrea Dolcini, Antonella Bagno, c'è anche Silvia Pardolesi in diretta, ragazzi, sorpresa, saluto a tutti, Jacopo Violi si connette dalla Cina, guardano, è dalla Cina, Milena Brindisi Trabona, Alberto Agus, Alessandra Mondelli, che è salernitana ma vive a Borgo Manero, pensa un po'. Alex Zino Finori che invece è in Veneto, Mary Rossi che sta facendo la fatica a Padova, capito? Mentre tu invece ti sei pettinata i capelli, questo è quello che succede almeno nel frattempo. Bene, buona giornata, saluti, saluto da Silvia, saluto a Emanuele Giachetta, Don Francesco Morcavallo, c'è Carla Stefanini, c'è Francesca Centofanti del coordinamento editoriale che oggi mi bacchetterà sicuramente perché sono andato in onda in ritardo, ma abbiate pietà di me, non avete idea di che giornate sono queste con la rincorsa a tutti a coordinare tutto quello che sta avvenendo nel giro per l'Italia. Saluto Nicola Pasqualato, sempre PDF Veneto, saluto Sara Pugliatti, Claudia Brignoli, il Rosa e l'Onora degli Esposti ed ecco anche Costanza Miriano in diretta oggi, un saluto a Costanza, un abbraccio a Leonardo De Stefano. Andiamo a leggere la parola di oggi, la buona notizia da cui si comincia, c'è anche Raffaella Frullone, Mauro Chialastri, Nicolò Marino, un abbraccio a tutti voi. La buona novella per cominciare, mentre invece poi dovremo discutere di altre cose meno belle, diciamo così. Però facciamoci incoraggiare dal Vangelo di oggi, che è il Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti che vanno dal 16 al 20. Un mi piace, un condividi alla diretta per far seguire la parola del Vangelo a più persone possibili in questo momento. In quel tempo, dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. È parola del Signore, è davvero una parola fortissima, come sempre dialettica, come sempre che costruisce le differenze. Non è la notte in cui tutte le vacche sono nere, non è il volemose bene, non è panteismo, c'è la distinzione, il servo non è più grande del padrone, l'apostolo non è più grande di chi lo ha mandato. E questo è un invito all'umiltà fondamentale, un invito all'umiltà che noi dobbiamo sempre raccogliere per conoscere e sapere chi siamo, cioè semplicemente servi inutili che svolgono la loro attività cercando alla fine semplicemente di salvarsi l'anima. Il passaggio drammatico, meraviglioso,
colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno, il tradimento, Giuda, la presenza del male fin nel cuore della dimensione più vicina a Gesù, tra gli apostoli. E dunque qualcosa che non deve farci tremare quando vediamo magari anche tra noi qualcuno che tradisce, si vende, è drammaticamente accaduto persino a Gesù, figuriamoci se non accade in contesti come quelli del nostro mondo molto più triste e cattivo, qual è quello della politica. Saluto Attilio Negrini, Giuseppe Brienza, Laura Terrana, il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, che ricorda che da domani si consegnano le liste in tutta Italia del Popolo della Famiglia. Oggi è l'ultimo giorno di raccolta firme, in realtà abbiamo tempo pure domani e fino alle 12.30 di sabato, quindi chi sta completando, abbiamo la fatica che stiamo svolgendo a Padova perché siamo partiti un po' tardi, ma sicuramente tra oggi, domani e anche dopo domani mattina dovremmo riuscire a chiudere la totalità delle firme da raccogliere e poi consegnare. Non si può andare oltre, lo ricordo, le 12.30 di sabato, che sono l'orario limite per la presentazione delle liste nei tantissimi comuni in cui il Popolo della Famiglia metterà in condizione gli elettori italiani di poter votare appunto per il nostro simbolo. Lo ricordo, avremo così sperimentato la presenza del Popolo della Famiglia dopo le amministrative 2016-2017 in 17 comuni, sommando il 2016 e il 2017, in oltre quasi 40 comuni, rappresentanti 17 regioni, quindi con comunità attive praticamente su tutto il territorio nazionale. Ci mancano la Val d'Aosta e il Molise, due piccole regioni, e la Puglia, però ho visto connettersi il gruppo del Popolo della Famiglia Lecce, in realtà abbiamo anche dei nuclei lì presenti in territorio pugliese. Quindi qualsiasi necessità, quando avete chiuso la presentazione firme e avete consegnato al comune, scrivete una email al nostro coordinatore nazionale nicolaroma@hotmail.com, nicolaroma@hotmail.com, per comunicare che è avvenuta la consegna e che vi è stato consegnato il verbale di consegna delle documentazioni, in maniera che noi abbiamo al centro nazionale chiaro che tutto è avvenuto secondo, come al solito facciamo sempre, regolarità e precisione. Mi raccomando, andate a firmare a Bacoli, perché Salvatore Di Marino, candidato sindaco del Popolo della Famiglia di Bacoli, ha ancora necessità di qualche firma, quindi i cittadini che vivono a Bacoli o se avete amici che vivono a Bacoli, andate a firmare per il Popolo della Famiglia. Uno sforzo ulteriore a Padova e anche a Parma dobbiamo ancora ricevere qualche firma, quindi Mary Rossi, che è qui connessa con noi, è insieme a Maria Verita Boddi e Danilo Bassan il riferimento per raccogliere firme a Padova, quindi se avete qualche amico che può andare a firmare a Padova, contattate Mary Rossi, che è ora qui connessa alla diretta di Stampa e Vangelo. Luisa dice: forza PDF, forza col reddito di maternità, darà finalmente la libertà di diventare mamme anche alle povere donne disoccupate, coi mariti disoccupati, e il diritto a nascere e mangiare tutti i giorni ai bambini. È arrivato anche Mirko De Carli, candidato sindaco a Riolo Terme, con forti possibilità di avere un risultato importante per il Popolo della Famiglia. Forza Mirko. Alex Zino, della realtà di Conegliano, dove anche stiamo andando molto bene con il candidato sindaco Lorenzo Damiano. C'è Cristina Zaccanti, che rappresenta il Popolo della Famiglia del Piemonte, dove abbiamo una presenza molto radicata, Borgo Manero con il candidato sindaco Alberto Cerutti, Grugliasco con candidata sindaca Lucianella Presta, Savigliano con candidato sindaco Schinina e Alessandria con candidato sindaco Locci. Questo è lo sforzo che stiamo portando avanti, tantissimi comuni, fate sì che questa diretta sia vista, mi piace e condividi, a me così più persone possibili sanno che siamo nello sforzo
delle ultime 24 ore in cui andiamo a cercare le firme per il popolo e la famiglia, da domani consegneremo le liste fino a sabato alle 12.30. Quindi sono ore, come capite, molto di stress, decisive e di fatica per tutti noi. Spero che quindi capirete, ecco, qualche ritardo sulla diretta di Popolo della Famiglia TV, qualche problema ogni tanto capita. Queste sono veramente, come sempre, le nostre ore decisive nella struttura organizzativa di un lavoro complesso come la presentazione della lista alle elezioni. Parliamo delle notizie di oggi. Avete visto il Corriere della Sera addirittura aprire, oggi il Corriere della Sera apre sulla notizia della sentenza della Cassazione che cambia i criteri di assegnazione dell'assegno di Orsile. Non voglio discutere della, diciamo, caratteristica anche curiosa del fatto che adesso Berlusconi si ritrova a pagare 1,6 milioni di euro al mese a Veronica Lario, e se fosse andata in vigore questa sentenza della Cassazione, la 11.504 del 2017, si sarebbe ritrovato, diciamo così, a dover dare niente a Veronica Lario. Sono insomma questioni interessanti ma marginali. Quello che mi interessa è leggere le motivazioni di quella sentenza. Oggi sul quotidiano La Croce trovate un editoriale dedicato a questo tema e poi un editorialino dedicato alle famose veglie anti-omofobia che per fortuna abbiamo fatto saltare in un po' di parrocchie e che abbiamo spiegato perché non hanno alcun senso se tenute nella chiesa, insomma. Quindi leggete La Croce, www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora per leggere forse l'unico quotidiano che dà attenzione particolare alle tematiche della famiglia, con un editoriale in cui spieghiamo perché quelle motivazioni della Cassazione sono l'ennesimo attacco. Così abbiamo titolato noi sulla Croce: matrimonio, ennesimo attacco all'istituto matrimoniale. Perché? Perché cosa dice la motivazione dei giudici della Cassazione? La motivazione dei giudici della Cassazione dice che il matrimonio va ormai considerato dissolubile. Vi ricordate la famosa formula: finché morte non ci separi, il matrimonio indissolubile. Bene. 50 anni, a meno di 50 anni dall'introduzione della legge del 1970 sul divorzio, siamo ormai al concetto di matrimonio dissolubile e atto di libertà e autoresponsabilità, sostanzialmente non vincolante e a tempo. Quindi l'istituto matrimoniale va considerato come qualcosa di sostanzialmente irrilevante, che si scioglie in 6 mesi e non porta ad alcuna conseguenza dal punto di vista dei rapporti futuri con il coniuge. È qualcosa di davvero tremendo. Questa sentenza cosa dice sostanzialmente? Lo schema l'ho raccontato nell'editoriale che trovate oggi sulla Croce. Ti fidanzi, come spesso capita, al liceo o all'università con la compagna di studi, si cresce, si comincia a fare un lavoro, magari sei un professionista, un avvocato, un commercialista, ne posso raccontare migliaia di casi che conosco personalmente. La moglie ti aiuta a crescere dal punto di vista dello studio professionale, poi però invecchi pure tu, la moglie magari comincia ad avere 35-40 anni, è meno, no, un fiore di come quando ne aveva 20, allora tu ti porti una bella segretaria in studio e finisce come la canzone di Venditti: come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Se poi gli avvocati non devono pagare l'assegno divorzile alla moglie, da cui possono divorziare in 6 mesi, è chiaro che l'istituto matrimoniale diventa estremamente fragile. E le vittime di una sentenza della Cassazione come questa sono i soggetti più deboli nel rapporto matrimoniale. La Cassazione dice chiaramente: prepara la strada ai patti prematrimoniali, che come sapete nell'ordinamento giuridico italiano sono nulli. Cioè, se io mi metto d'accordo con la mia futura sposa e scrivo un patto in cui ti dico se divorzio ti do questo o ti do quello, quel patto secondo l'ordinamento giuridico è nullo attuale. Se io introduco i patti prematrimoniali, cosa faccio di fatto? Costruisco l'ultimo tassello
che trasforma il matrimonio da un'assunzione di responsabilità per la vita all'interno della coppia e anche verso la comunità in cui opero, la trasformo in una mera transazione commerciale a termine. Ora, se io trasformo il matrimonio in questo, ho completamente snaturato il matrimonio. Stanno per togliere anche l'obbligo di fedeltà, come sapete hanno presentato una proposta di legge in questo senso alla Camera, dicendo che l'obbligo di fedeltà è un retaggio medievale. D'altronde nelle unioni civili hanno cancellato l'obbligo di fedeltà e quindi la costruzione, come vedete, è sempre quella, un attacco all'istituto matrimoniale e alla tenuta della famiglia. In una logica che è cominciata con l'approvazione del divorzio breve in questa legislatura e che potrebbe continuare nella prossima con l'approvazione dei cosiddetti patti prematrimoniali. Se questo fosse, sarebbe l'attacco definitivo all'istituto matrimoniale. Siamo d'accordo noi con questo? No. Il popolo della famiglia vuole rafforzare la famiglia. Siamo nati per rafforzarla, per metterla prioritariamente al centro della normativa giuridica, dell'ordinamento giuridico, non per farla attaccare, non per far proseguire gli assalti. Allora dobbiamo essere chiari, il popolo della famiglia nasce con degli obiettivi programmatici molto evidenti, molto chiari, salvaguardare quello che è il matrimonio con tutto l'obbligo di fedeltà, con la necessità che sia per la vita. Poi certo esiste una legge come il divorzio, ma deve essere come è oggi, attenzione, che nonostante mezzo secolo di istituzione della legge sul divorzio, l'Italia è ancora un paese dove 29.168.000 persone sono sposate, cioè sotto vincolo matrimoniale, e 5 milioni sono i vedovi, mentre i separati e divorziati sono 1.200.000. Ricordiamocelo, l'Italia è ancora il paese della famiglia. È ancora il paese della famiglia. Per questo c'è questo assalto continuo dal punto di vista giuridico delle leggi per far saltare la famiglia. Perché attualmente, ancora oggi, nonostante tutti questi attacchi, 34 milioni di italiani, compresi i vedovi e le vedove, dunque, vengono dalla dimensione, sono in una dimensione familiare matrimoniale. Solo 1.200.000 sono i separati e divorziati. Quindi questo significa che l'istituto matrimoniale va salvaguardato. Julius Garibaldi dice: non mi pare chiaro in che modo il matrimonio viene snaturato da questa sentenza. Provo a spiegarmi meglio, se non sono stato chiaro. Se io considero, lo scrivo proprio in motivazione di sentenza, che il matrimonio è un istituto dissolubile, che è solo un atto di libertà e di autoresponsabilità, e metto in moto un meccanismo secondo cui io, professionista affermato a 40 anni, lascio la moglie quarantenne come me e mi metto con la segretaria pagando nessun prezzo, è chiaro che il mio comportamento sarà incentivato dal fatto che non pago nessun prezzo. Se Berlusconi sapeva che poteva fare come gli pareva e Veronica Lario non avrebbe preso nulla, con ogni probabilità il suo comportamento sarebbe stato estremamente più esplicito e totalmente disinteressato alla tenuta del rapporto matrimoniale. Dovendo pagare 1.600.000 euro al mese di alimenti a Veronica, diciamo, magari sarebbe anche contenuto se avessimo vissuto in una condizione diversa. Quindi far attaccare il matrimonio rendendo assolutamente indolore il momento divorzile anche dal punto di vista economico è qualcosa che oggettivamente indebolisce l'istituto matrimoniale. Come dice bene Maria Pia Di Girolamo, ci saranno molti più divorzi, non solo, ma si andrà verso l'istituzione del patto prematrimoniale, che sarà la trasformazione del matrimonio da quello che era una volta istituto indissolubile, in cui ti assumevi una responsabilità per la vita verso il coniuge, verso i futuri figli e verso la società tutta, in qualcosa di dissolubile e a tempo,
come una transazione finanziaria commerciale che viene certificata anche dal cosiddetto patto prematrimoniale. È lo snaturamento di quella cosa straordinaria che è l'amore gratuito, faticoso e importante che è l'amore familiare. Allora, questi sono i temi. Oggi l'apertura del Corriere della Sera, ovviamente questi temi non ve li snocciola. Per trovare questi temi li trovate oggi ben analizzati sul quotidiano La Croce, che vi invito sempre a leggere con molta attenzione. Altra notazione della giornata di oggi è questa curiosa condizione che si è creata con le ultime novità negli ultimi mesi della politica europea. E abbiamo notato che contemporaneamente sono al potere Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker, Theresa May, Angela Merkel, Nicola Sturgeon, che è la premier scozzese, Rutte, che è il premier olandese, Lofven, che è il premier svedese, il premier lussemburghese. E sapete qual è il filo rosso che unisce tutti questi, insieme a Paolo Gentiloni, premier italiano? Nessuno di questi ha figli. Non ha figli Angela Merkel, non ha figli Macron, non ha figli Gentiloni, non ha figli il presidente della Commissione europea Juncker, non ha figli il premier lussemburghese, il premier svedese, il premier olandese, il premier inglese Theresa May e il premier scozzese Nicola Sturgeon. E questo è un elemento almeno curioso. Al di là della curiosità, è una coincidenza che un po' mette i brividi per certi versi, il fatto che tutti questi non abbiano figli rende evidente che non hanno neanche la consapevolezza delle necessità della famiglia. E dunque le politiche che vengono introdotte da questi che sono i veri potenti, oh, li ho detti tutti, premier tedesco, presidente francese, premier italiano, premier inglese, premier scozzese, olandese, svedese, lussemburghese, presidente della Commissione europea, ebbene tutti costoro, non avendo coscienza di cosa vuol dire essere padri di famiglia, non produrranno politiche per il bene della famiglia, come è chiaro, e questo rende ancora più determinante il lavoro che deve svolgere il popolo della famiglia. Dobbiamo avere molto chiaro che se al potere c'è una classe dirigente che non ha figli, le necessità di chi ha figli non le comprendono e infatti non varano normative pro family. Marco Pennetti dice: sono tutti massoni. Molti di questi sono anche massoni. Ha ragione Marco Pennetti. Emanuela Pongiluppi dice: tutti i leader nord europei non sono genitori. Non solo i nord europei, anche il presidente francese, anche il premier italiano. Comincia a essere, diciamo così, esposto in tutta Europa questo elemento. Saluto Stefano Agazzi, saluto Alessandro Zorco. Questo elemento secondo me è molto preoccupante e soprattutto assegna un ruolo ancora più importante allo lavoro che dobbiamo svolgere noi. Saluto anche Raffaele Rinolfi, molto impegnato per chiudere le liste a Bacoli, a Ischia e a Melito in Campania per le nostre amministrative. Alessandro Mezzolla dice: tuo padre quella sera un filmettino no? È andata così, Alessandro, ti devi beccare uno che non conta niente, però tu stai qui a sentirti Stampa e Vangelo. Rifletti un attimo, Alessandro, vuol dire che forse è un bene, no, che mio padre quella sera abbia fatto l'amore con mia madre e non abbia scelto il filmettino, perché così ci siamo incontrati in questa pagina su Stampa e Vangelo, dove si parla di Vangelo e dove si parla di famiglia. Vuol dire che è un bene che ciò sia accaduto. Saluto Milena Brindisi Trabona. Federico Pieroni è preoccupato dalle idee che hanno, perché sono contrarie alla vita e alla famiglia. Anche Federico, perché non hanno famiglia, però hanno idee contrarie alla famiglia. Saluto Dino Terrana, saluto Filippo
Filippo Messina che vende una motozappa perfettamente funzionante. Saluto Barbara Putignani, saluto Claudia Brignoli, Irene Stagliano, anche questo Raba Andrei Alexandru. E vi ringrazio perché c'è un ascolto molto alto oggi, forse per l'orario, siccome stiamo andando un po' più avanti con l'orario, l'ascolto è diventato numericamente significativo. Non siamo in doppia cifra, siamo addirittura insomma con 220 contatti medi al secondo, quindi qualcosa di molto significativo. Ringrazio gli ascolti che sono molto alti per Stampa e Vangelo. Vi chiedo un mi piace, un condividi alla puntata di oggi, perché abbiamo spiegato delle cose complesse relative all'attacco all'istituto matrimoniale rispetto alla nuova sentenza della Cassazione che apre la titolazione del Corriere della Sera di oggi, vi ricordo, ma non vi dà la spiegazione che vi abbiamo dato noi, e quindi attenzione, per questo è molto utile quello che vi abbiamo detto. Abbiamo parlato di questa singolare coincidenza che, ripeto, fa stare al potere il presidente francese, il cancelliere tedesco Angela Merkel, premier inglese Theresa May, premier italiano Paolo Gentiloni, presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il premier scozzese, il premier olandese, il premier svedese, il premier lussemburghese, tutti soggetti che non hanno figli, e non avere figli vuol dire non percepire qual è il problema vero che vive la famiglia e porta a non fare norme a favore della famiglia, quindi considerate questo elemento come un elemento evidentemente importante. Kate Mancini, che è ovviamente un profilo fake, dice: parlate di Dio, di Vangelo, di famiglia, ma di amore non ne sapete niente, siete il cancro. E addirittura siamo, no? Un giorno siamo pochi, irrilevanti, non contiamo niente, prefisso telefonico 06, ma adesso siamo il cancro. E qui dovete fare pace col cervello, amici miei, o non contiamo nulla, e allora lasciateci tranquilli nel nostro orticello. Evidentemente facciamo paura perché diciamo cose che sono vere, perché se dicessimo che l'asino vola non avreste paura, ma noi non abbiamo paura di voi che ci definite il cancro, noi siamo protetti, li vedete quelli? La deposizione di nostro Signore Gesù Cristo nelle braccia addolorate della Madre Maria, ecco, la famiglia della mamma addolorata per la morte di suo figlio, questi siamo noi, sempre con le spalle coperte, amici miei, ricordatevi, quindi le vostre maledizioni, i vostri commenti senza senso non ci toccano. Caterina Del Tanesco dice giustamente: Kate, fai pace con il cervello che ce l'hai piccolo. Beh, evidentemente. Ecco Salvatore Di Marino a gamba tesa, fuori argomento, un appello per l'amministrativa di Bacoli. Siamo oggi con i gazebo in Villa Bacoli per la raccolta di firme con i dipendenti comunali. E allora andate a firmare per Salvatore Di Marino in Villa Bacoli, a Bacoli, tutti i cittadini di Bacoli che possono andare a firmare per le liste del Popolo della Famiglia a Bacoli. Lo ricordo, anche a Padova stiamo facendo uno sforzo importante in queste ore, sono le ultime 24 ore di raccolta firme, poi ci possiamo, diciamo così, presentare da domani mattina alla consegna della documentazione elettorale in comune, nei vari comuni dove siamo presenti, dopodiché entro le 12.30 di sabato dobbiamo chiudere tutta la documentazione, essere presenti, perché le 12.30 di sabato sono l'ultima ora per la presentazione delle firme. Grazie a Salvatore Di Marino, a Villa Bacoli, in Bacoli, Campania, si fa raccolta firme del Popolo della Famiglia con i dipendenti comunali. Dunque andate a firmare per la nostra presenza alle elezioni dell'11 giugno. Oggi è 11 maggio, tra 30 giorni precisi avremo il risultato della nostra battaglia elettorale anche per questo 2017. Sarà un importante momento
di Conta per i nostri consensi. Ricordo che i candidati sindaco del Popolo della Famiglia nel 2016 hanno ottenuto già 52.000 voti. Adesso andiamo a elezioni per arrivare a un Popolo della Famiglia che abbia già raccolto una votazione a 6 cifre complessivamente tra 2016 e 2017, per poi arrivare al traguardo delle 7 cifre, cioè del milione di voti, alle elezioni politiche. Ricordo che la proiezione dei 52.000 voti presi nel 2016 portava a circa 500.000 voti nazionali. Contiamo di raddoppiare quel risultato già a partire da queste elezioni amministrative. Quindi è importantissimo che si possa andare su tutti i territori dove siamo presenti e completare la raccolta firme. Fabrizio Delle Piane dice: non sempre sono d'accordo, ma a sentire gli attacchi forsennati e senza senso contro Mario Ninolfi lo difendo automaticamente. Provate ad argomentare se avete idee diverse. E questa mi sembra una riflessione corretta. Andrea Fratini dice: ho fatto proselitismo con mio padre, se ho convinto lui posso convincere tutti. Bravissimo. Saluto Simona Lupi che si è sforzata in Abruzzo, grazie davvero a Simona, anche se i risultati non sono stati eccezionali, ma comunque grazie davvero. Saluto Francesco Vecchio, Paul Freeman, Federico Pieroni ricorda, quindi le 12 del 13 maggio sono il termine ultimo per chiudere le firme, una data importante perché sono i 100 anni di Fatima, quindi ricordiamocelo. Guardate che coincidenza che ci viene regalata, io continuo a dirlo, noi siamo un miracolo, un evidente miracolo del Signore. Il Popolo della Famiglia è un evidente miracolo del Signore. E la consegna firme, va bene, bravissimo Federico Pieroni a ricordarlo, guarda caso è a mezzogiorno del 13 maggio, cioè in coincidenza col centenario di Fatima, e noi non a caso dal primo giorno abbiamo rivolto lo sguardo alla protezione da parte della Vergine Maria e ci siamo anche consacrati al cuore immacolato di Maria con una bellissima cerimonia in Santa Maria Maggiore. Saluto Emanuele Lobue, grazie per il lavoro importante che sta svolgendo. Saluto Giuseppe Fogone che dà una mano sicuramente oggi a Salvatore Di Marino a Bacoli. Saluto Nadia Costi che definisce la famiglia come primo nucleo sociale. Saluto Caterina Sani. Jorge da Costa dice: il 20 maggio siamo alla marcia per la vita a Roma, ovviamente il Popolo della Famiglia sarà presente in massa, tra l'altro garantisce il servizio d'ordine alla marcia per la vita, avremo anche uno stand della Croce dove potete venirci a trovare alla fine del percorso sui fori imperiali, avremo uno stand della Croce dove potete incontrarci il giorno 20 maggio, cioè domenica non questa, che domenica questa vinciamo lo scudetto, domenica successiva marcia per la vita e ci incontriamo allo stand, diciamo così, in contatto anche fisico, salutarci a saluto Ninnarello che ricorda la protezione da Maria, così come è stato anche il sostegno di Radio Maria in queste settimane, in questi mesi, anzi per tutta la durata dell'esistenza sia della Croce che del Popolo della Famiglia siamo stati aiutati sicuramente. Saluto Giuseppe Pecoraro che dice: Manio, quando vieni a Grugliasco? Mi pare sono fissato il 27 di maggio per Grugliasco. Sto fissando un calendario per andare a trovare tutti i comuni dove si va a votare. Come sapete il 22 sono a Riccione, insomma sto andando ovunque. Il 20 è sabato, il 20 è sabato, bravo Federico, scusa mi sono sbagliato. Il 20, la marcia è sabato 20 maggio, non domenica, sabato 20 maggio. Lo scudetto lo vinciamo il 14, è giusto, mi sono sbagliato. Saluto Gio Campo, Caterina Sani non trova il quotidiano cartaceo a Menaggio in provincia di Como, in realtà siamo solo digitali, quindi per leggere il quotidiano La Croce www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora per avere appunto il quotidiano digitale da leggere tutte le mattine. Saluto Stefania Parma, dice: ti aspettiamo a Monza, aspetto l'invito per la data precisa di Monza. Saluto Rocco Felice, saluto Dudu Di Leo, saluto Giuseppe Pecoraro, Ninnarello chiede di lasciare la Coppa Italia, non possiamo perché è l'anno del triplete, come capite, insomma
dobbiamo vincere il triplete. Vi ringrazio molto per l'attenzione alla puntata di oggi. Elena Di Pietro dice: in Toscana c'è ancora da lavorare, ma non perdo la speranza. Saluto Alessandro Pinto che ci scrive da Campi Salentina. Saluto Alessandro Barbieri che mi dà del buffone, e non possiamo stare simpatici a tutti, questo è un dato di fatto. Saluto Dudu Di Leo che invece dà il buongiorno a tutto il popolo della famiglia. Julius Gariboldi dice: qualche iniziativa a Cagliari, c'è appena stata, il 4 maggio abbiamo fatto una grande iniziativa a Cagliari grazie ad Alberto Agus. Saluto Alessandro Moscatelli, Claudia Catria, Edoardo Freschi, Monica Consigliere che dice: siete riusciti a ottenere le firme a Genova? Sì, la notizia che posso darvi è che a Genova abbiamo superato il limite minimo, stiamo continuando a raccogliere per andare ancora oltre. Saluto Antonella Bagno, saluto Marilisa Tessari, saluto Giuseppe Vignanello. Quando in Sicilia il PDF è poco presente, siamo candidati ad Avola in Sicilia, è una cosa molto importante, sostenete la candidatura del Popolo della Famiglia ad Avola. Saluto Moreno Lovat, saluto Angela Umbriano. Da Modena cosa posso fare? Chi contatto? Contattare Mirko De Carli, che trovate qui su Facebook, e vi risponderà immediatamente. Abbiamo fatto l'altro una riunione a Modena pochi giorni fa. Angela Umbriano, contatta Mirko De Carli. Forza Mary Rossi, saluto Paola Peressinotto, forza Mary Rossi per Padova, saluto Federico D'Angeli, saluto Enza Toto. Monica Consigliere cerca Stefano Arrighi, che è il nostro candidato sindaco a Genova, per mettere anche la tua firma, così potrai dare una mano per raggiungere ancora un livello più alto di firme. Comunque abbiamo superato il limite minimo, quindi a Genova saremo presenti. Saluto Paolo Ruotolo. Ricordo che ho registrato ieri un dibattito radiofonico con Imma Battaglia, condotto da Maria Latella. Ce ne andremo, andrà in onda domenica 14 alle ore 10:20 del mattino su Radio 24. Un dibattito che mi è sembrato molto interessante sulla difesa delle posizioni del popolo della famiglia. Come sapete, Imma Battaglia è una degli esponenti più rilevanti del mondo LGBT. Giuseppe Vignanello dice: il fatto che un presidente non abbia figli è la massima espressione in negativo della società in cui viviamo. Anita Bianchi: le firme sono a Bacoli, Napoli, sì, a Villa Bacoli, a Bacoli appunto, per Salvatore Di Marino, candidato sindaco, andate a sostenerlo. Da Maria Linolfi: una buona giornata a tutti, ci troviamo domani giornata di consegna delle liste del Popolo della Famiglia fino a sabato alle 12:30, quindi cominciamo a seguire le ore più calde della consegna firme del Popolo della Famiglia. Un abbraccio a Costanza Verrecchia, ad Anna Russo, a Lello Melillo. Vi chiedo un mi piace, un condividi alla diretta di oggi, perché come avete capito è una diretta piena di argomentazioni importanti che su altri giornali non trovate, che su altre rassegne stampa non trovate, e dunque sarà utile per molte persone andare a leggere quello e ascoltare quello che abbiamo da dire. Anche per Federico Manali che dice: Adinolfi sei un maiale. E questo è il verso, è questo il verso. Silvia ride di là, ormai pensa che questo sia cabaret. In realtà è solo un abbraccio che voglio dare a tutti voi, e anche a Lucia Ciccotti che è arrivata in diretta, non arriva spesso, quindi mi fa piacere trovare la cara Lucia. Vincenza Ricco, Federico Pieroni, Marcello Baldini che ricordo è uno degli eletti del Popolo della Famiglia, uno dei 5 eletti che il Popolo della Famiglia ha già sul territorio nazionale. Saluto Silvestro Vultaggio che ci scrive dalla Svizzera. Saluto Anna Maria Alessandrini, Antonella Bagno, Paola Zen, sempre attiva, sempre sul territorio di Padova. Ecco, Don Salvatore Vitiello in viaggio verso Fatima, dove va per il centenario. Don Salvatore Vitiello, grazie, un abbraccio, sempre grazie per le preghiere che ci invierai a protezione della nostra fatica e del nostro sforzo. Ecco Marco Rapetti a Rigoni, siamo davvero moltissimi oggi. Sarà bello insomma ritrovarci poi dopo nella puntata di sabato anche in preghiera per il centenario di
Fatima. Federico Pieroni ricorda che i maiali sono molto, molto intelligenti e non si butta nulla, quindi viva i maiali, benissimo. È una sorta di Laudato Si', diciamo così, in salsa popolo della famiglia. Anche Paolo Pasanisi, Zingarello, va oggi a Fatima e porta tutte le intenzioni del popolo della famiglia, benissimo, e allora incontra anche Don Salvatore Vitiello e abbraccio da parte mia i tanti amici che sono a Fatima in questi giorni. Un abbraccio da Maria Rinolfi, ci ritroviamo domani con Stampa e Vangelo. Mi raccomando, la corsa tutti in queste ore a completare le firme e andare a firmare per le liste del popolo e della famiglia sul territorio nazionale. È la nostra prima esigenza. Da domani consegniamo le liste per la grande campagna elettorale che ci ricondurrà al voto dell'11 di giugno, che sarà una tappa fondamentale per la crescita del popolo e della famiglia nel tessuto politico di questo paese. Da Marino, una buona giornata a tutti. Ci ritroviamo appunto domani con Stampa e Vangelo. Ciao Paola Porreca che mi ascolterà in differita. Non ti dimenticare di fare un mi piace o un condividi anche per permettere la visione in differita della puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Da Maria Rinolfi, una buona giornata a tutti.